È anche vero che ad esempio il mondo della musica, visto che ha appena finito Sanremo, ha dedicato poco, devo dire, all'ambiente. Non c'è stata nessuna canzone che avesse qualche afflato legato comunque all'ambiente. Quindi i romanzi invece ci sono, perché i tedeschi ci sono romanzieri e scrittori che dedicano magari dei piccoli dettagli, un tramonto, un albero con la sua ombra, un ricordo ad esempio d'infanzia, come ha fatto la Tamaro nei suoi libri meravigliosi. Anche lì può la memoria, ad esempio, di una storia può darti un'idea comunque anche lì di rispetto verso la natura.